Senti, prego, invece ti prego. volevo chiedere, a sinistra la Juve resterà ferma su De Ceglie? Te lo chiede Gregorio. La Juventus a sinistra ha fatto una grande scoperta, cioè Asamoah sta giocando benissimo lì a sinistra. Da quello che ci risulta, in difesa la Juventus resterà così con la conferma di Masi. Al momento l'attaccante resta l'obiettivo e forse un terzo portiere si fa il nome di Rubinho. Se posso aggiungere, possono giocare in quella posizione anche Giacchini perché l'ha fatto in nazionale. Anche Caceres perché ha fatto il laterale sia insomma, in nazionale, nella sua nazionale che nella Juventus. Gianluca La Scala, Stefano, per parlare di tutte le squadre, parliamo un po' del Catania che ieri noi abbiamo parlato tanto della Roma di Zeman, però insomma il Catania si è presentato molto bene all'Olimpico. Visto il Catania avrebbe bisogno secondo te di un terzino? Di un terzino, non specifica se destro o sinistro. Probabilmente sì, normalmente sai, queste squadre che ho visto, del Milan si dice per esempio, avrebbe bisogno di un centrale, ma se già vai a una squadra neanche di bassa classifica ma di centroclassifica, tu pensi che Acerbi, Zapata, Yepes e Bonera sono degli ottimi giocatori, quindi bisogna vedere il tipo di fascia in cui inserisci il Catania. Esatto. Secondo me non è che con un laterale in meno, Alvarez per esempio è comunque un giocatore di rendimento e Marchese è un giocatore fortissimo. Sì, è vero, sottovalutato. Quindi secondo me, ma non vedo queste gravi pecche. Andrea Baroni, nessun regista per